Eccola qui la tifoseria dorica, squadre al centro del campo, gara verità per il Pescara di fronte l'Ancona, macchina da gol, 31 dei 34 complessivi sono stati realizzati, lo ricordiamo, dagli attaccanti, out Sorrentino nel corso del riscaldamento tra i pali, debutta Alessandro Iacobucci, 30 anni, pescarese, doc, non gioca dal 10 maggio quando appunto difendeva la porta del Frosinone, ha giocato poco negli ultimi tempi, Alessandro Iacobucci si farà trovare pronto, cambia qualcosa anche in attacco perché giocano Rauti e De Marchi, qui c'è la prima occasione per l'Ancona sugli sviluppi di un calcio di punizione, battuto da Sereni, la girata di Del Carro, immobile Iacobucci, la palla sfila di un niente rispetto al palo destro della porta appunto difesa da Alessandro Iacobucci. A centrocampo c'è Giambo in luogo di Memushai, riconquista il pallone il Pescara e c'è la prima ammonizione combinata, la prima ammonizione del match combinata proprio a Ijanes per un fallo commesso ai danni di Sereni da Tergo, primo giallo, ricordiamo Ijanes sarà espulso a 10 dal termine per un altro intervento falloso da Tergo ai danni di Moretti che naturalmente vedremo nel corso di questa sintesi. Ci prova il Pescara con Pompetti che è stato il migliore dell'11 biancazzurro, ha preso in mano il centrocampo, ha dettato i tempi qui, si salva il tiro forte sima centrale in due tempi il portiere Avella, classe 2000, ex Casertana, inquadrato Marco Pompetti, 21esimo minuto, calcio d'angolo, batte Sereni, colpo di testa di Alex Rolfini, il pallone all'angolino, troppo piatto il suo dirimpettaio, il marcatore diretto, vale a dire Alessio Rasi, troppo piatto, troppo passivo, il colpo di testa indirizzato molto bene da Alex Rolfini che va in doppia cifra, 10 gol dall'inizio di questo campionato, non aveva mai segnato così tanto in Serie C nel Castelfranco Veneto, 2015-2016 in Serie D, 15 gol, ma la reazione del Pescara è significativa. Colpo di testa di Dursi su cross da sinistra di Rasi, la palla termina di un soffio al lato, davvero un'ottima opportunità per il 7 biancazzurro. Poi un altro cross e c'è questo tentativo di Pompetti, il tiro altissimo alle stelle. 28esimo minuto, c'è la reazione, ripetiamo, da parte dei biancazzurri. Inquadrato ancora Marco Pompetti, eccolo qui il tecnico del Pescara Gaetano Auteri, calcio d'angolo, 30esimo minuto, batte Pompetti, il colpo di testa di De Marchi, preferito inizialmente a Ferrari, non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Avella, è stato piuttosto impalpabile De Marchi in questa partita, attenzione a Giambo, palla per Pompetti che avanza, c'è spazio, si infila il suo sinistro, deviazione di Masetti, spiazzato Avella, 1-1 Pescara, il secondo gol in questa stagione per il classe 2000 di proprietà dell'Inter, una sorta di comproprietà anche se non esiste più, il Pescara mantiene il 50% in caso di rivendita futura di questo talento che dunque segna il suo secondo gol dall'inizio della stagione, la deviazione comunque di Masetti che mette fuori causa il portiere Avella, attenzione ora a Rolfini che mantiene vivo un pallone impossibile, riesce ad evitare il peggio Drudi che poi però si lamenta all'indirizzo dell'arbitro perché a suo dire non aveva deviato il pallone e invece l'avrebbe fatto Moretti. Qui c'è il colpo di testa di un giocatore del Pescara con la palla che viene bloccata dal portiere Avella, attenzione a questo contropiede dell'Ancona, siamo al 54esimo, guardate che recupero Drudi, bravissimo, nella circostanza una chiusura tempestiva, ha salvato praticamente tutto Drudi, altrimenti Sereni si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere del Pescara, Iacobucci è qui, la grande opportunità sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pompetti, capita Veroli che controlla bene ma poi spedisce alto sotto misura, l'uscita spericolata ma efficace di Alessandro Iacobucci che salva porta il risultato, poi si fa male ma si riprenderà, davvero un'uscita coraggiosa su una spizzata di un giocatore dell'Ancona, è andato ad anticipare Del Carro, uno dei migliori della squadra di Gianluca Colavito, entra anche Clemenza, il tentativo di Ferrari, anche egli è entrato in corso d'opera, il Pescara passa al 4-2-3-1, poi Colavito addirittura passa al 3-4-3,
e quindi di conseguenza Memushai si abbassa. Memushai che inizialmente era stato tenuto alto proprio in pressione su Gasperi, il regista della formazione marchigiana. 75esimo, sempre 1-1, il gioco frammentario spezzettato nel corso della ripresa. Ecco qui il pallone, cincischiano Pompetti e Giambo, perdono palla e c'è questo intervento ingenuo di Giannes da Tergo ai danni di Moretti, secondo giallo. Pescara in 10 uomini, espulso il giocatore argentino ex Avellino, classe 97. Rivediamo qui, insomma, la gestione della palla non è stata affatto impeccabile, poi però c'è stato anche l'errore, l'ingenuità c'è stata di Giannes da Tergo praticamente a metà campo ai danni di Moretti. Un intervento inutile, Pescara in 10 e qui c'è il gran riflesso di Iacobucci sulla volée ravvicinata di Fagioli, entrato in corso d'opera, era partito dalla panchina, due doppiette nelle ultime due gare per Fagioli, ex della gara originario di Penne. Qui recupera palla Memushai, avrebbe potuto anche servire Ferrari, lo ignora, poi parte il destro che sfila di un niente al lato, alla destra della porta difesa da Avella. 95esimo, il Pescara l'avrebbe potuta anche vincere, ma il risultato è giusto, finisce 1-1 tra Ancona, Matelica e Pescara. Il Pescara il quinto risultato utile consecutivo, Pescara che conferma i progressi manifestati nell'ultimo mese.